Il tricolore italiano, la bandiera tricolore, che è simbolo della nostra patria, viene da lontano. Tradizionalmente si festeggia la nascita del tricolore in gennaio a Reggio Emilia nel 1797, ma probabilmente anche prima c'era il tricolore in diverse località italiane. Ed è un simbolo della nostra Italia, perché l'amor di patria è un valore positivo e i simboli sono positivi. L'inno, la bandiera, i simboli della nostra nazione. Quello che il fascismo ha fatto, ed è stato una grave colpa e un danno grave al nostro paese, è portare la morte patria ad un eccesso e farlo diventare nazionalismo. L'amore della patria è una cosa buona, il nazionalismo, cioè il ritenere la propria patria superiore alle altre, fino al punto da dichiarare guerra alle altre, fino al punto da voler sottomettere le altre nazioni, nel caso dell'Italia, l'Albania, la Jugoslavia, la Grecia. Ecco, in questo caso il nazionalismo non è amor di patria, è una distorsione dell'amore di patria. L'esaltazione della propria peculiarità è una cosa, l'esaltazione della propria peculiarità a danno delle altre peculiarità è un'altra cosa ed è estremamente negativa e dannosa per l'esistenza stessa di una nazione, di un popolo. Teniamo conto inoltre che nel caso italiano il nazionalismo è diventato anche razzismo. Razzismo nei confronti, prima di tutto, degli ebrei. L'antisemitismo è stato, a partire dal 38, in maniera dichiarata e addirittura portando ai campi di concentramento, ma anche prima, all'inizio. Il fascismo è sempre stato antisemita, ma non solo nei confronti degli ebrei, nei confronti per esempio delle popolazioni slave. L'Italia, quando ha occupato la Jugoslavia, si è comportata esattamente come i nazisti si sono comportati quando hanno occupato gli altri paesi europei conquistati. E gli slavi venivano considerati degli esseri inferiori, e i neri, e così via. Quindi il nazionalismo non è amor di patria, è un travisamento dell'amor di patria, è un danno per la nazione che lo vive.